Buonasera. Buonasera. Io sono Alessandro Di Filippo, sono un ricercatore di anestesia. Faccio 2 o 3 lezioni con voi, questa è quella pomeriggio del 21. Per lezione si intende 2 ore, perché per meno di 2 ore non ci sente. E ci interessiamo della parte anestesiologica delle emergenze. Ora, le emergenze sono un insegnamento trasversale che attinge a svariate professionalità, ai chirurghi, ai medici e ad anestesisti rianimatori. E ciascuno per la sua parte apporta al titolo della e alla parte di sua competenza di questo insegnamento le proprie competenze e le proprie aree di influenza e di interesse. Sentirete anche forse qualche ripetizione, sentirete anche qualche punto di vista diverso, che non toglie forse proprio lì uno degli elementi di maggiore interesse di questa disciplina, cioè il fatto che è una disciplina che praticamente quasi sempre si avvale di una multidisciplinarità. E cioè, a dire, nella stanza rossa del pronto soccorso c'è un medico che di solito è un medico d'emergenza che viene a Careggi, che si è specializzato in emergenza, e poi intorno ruotano una serie di consulenti che agiscono a vari livelli, ciascuno per la propria competenza e per le proprie attitudini professionali. E quindi c'è il chirurgo, c'è il medico, spesso il cardiologo, il radiologo, l'anestesista rianimatore. Alcune delle nostre cose più caratteristiche, cioè ci caratterizzano maggiormente, sono proprio la gestione delle aree. Voi sapete che c'è, come dire, una specie di pentalogo, no? dell'emergenza, che è la B, C, D, E, l'abbiamo detto, e poi quando arriverà il professor Pini stresserà moltissimo questo elemento di questo acronimo, che poi non è neanche un acronimo, è una lista, e quindi questa lista comprende al primo posto l'argomento di cui parleremo oggi, le vie aeree. Ok? Praticamente da sempre la gestione delle vie aeree è una competenza squisitamente anestesiologica, nasce dal fatto che gli anestesisti, lavorando in sala operatoria, devono, e quindi si parla degli anni 40-50, devono saper gestire le vie aeree dei pazienti per poter mantenere le funzioni vitali durante gli interventi chirurgici. Poi questi elementi di cui parleremo sono stati traslati in ambito emergenziale, in ambito territoriale, e quindi queste competenze sono diffuse anche tra le altre figure professionali. Un primo punto è che può sembrare una manovra banale, ma questa è una delle manovre più salvavita che esiste nella professione del medico. Highway A, la prima cosa che bisogna fare di fronte a un malato che è in pericolo di vita o che appare in pericolo di vita è praticare manovre che permettono di mantenere aperte le vie aeree. Quando voi dormite, respirate, giusto? Nessuno di voi va nel resto respiratorio, giusto? Oddio, ci sono alcuni pazienti, sono i cosiddetti OSAS, i quali hanno problemi di ostruzione di vie aeree. Bene, quando un paziente invece è in perdita di coscienza, per un evento traumatico, un evento ischemico, un evento di qualunque altro tipo, in coma, le proprie vie aeree non vengono più possedute dal paziente. Questo perché? Perché per avere una brevità delle vie aeree bisogna avere un tono, un muscolo della faringea. Un tono. Quando questo tono viene a perdersi, viene appunto l'evento traumatico o qualunque altro tipo di evento che porta al coma, noi perdiamo il tono della muscolatura faringea, e quello che succede è che la lingua, la base della lingua, costruisce le aree. E la manovra che vedete fare adesso della figura è quella prima che bisogna fare per capire se quel paziente non respira nel
caso in cui non respiri, perché ha un'attività respiratoria depressa, oppure perché ha un'ostruzione degli aerei. L'iperestensione della testa, per assumere la posizione di sniffing, distacca la base della lingua dalla parete della faringe, la parete posteriore della faringe, e permette la brevità degli aerei. Altre modalità con cui vengono raggiunto lo stesso obiettivo è questa, la spulsazione mandibolare, oggi un pochino meno sponsorizzata anche nei linee guida del BLS, perché è meno efficace, ma anche perché evoca una risposta dolorosa molto importante, può lasciare segni, cioè che le parotidi sono molto sensibili come organi, quindi possono andare incontro a lesioni, a sanguinamenti e quindi ematomi. E questo è un secondo punto di grande importanza. Però possiamo usare anche gli strumenti. Questa cannula orofaringea, detta cannula un tempo detta di Gaidel o di Maio, cannula orofaringea è uno strumento che viene utilizzato per mantenere aperte le vie aeree. In che modo? Praticamente inserendola in bocca attraverso la bocca aperta con la concavità rivolta verso l'alto nel primo tratto, nella prima unità, quindi verso il naso, e poi rigirata di 180 gradi a metà del percorso, vedete che va in posizione perfetta, è cava internamente, per cui permette il passaggio dell'aria, o comunque del gas che noi stiamo somministrando al paziente, o della miscela di gas, ha uno scudo che ne permette l'ancoraggio in alto. Uno scudo in alto che ne permette l'ancoraggio, va bene? Senza questo scudo lo troveremo probabilmente nello stomaco. E poi ha una parte più solida che viene a depositarsi fra i denti e che, essendo incomprimibile, permette di mantenere la brevità anche in caso di trisma da parte del paziente. Vedete qui un po' l'asco. Dunque, la cannula orofaringea previene l'ostruzione della caduta della lingua, facilita l'aspirazione, se avete un aspiratore e avete dei segreti o del sangue la potete aspirare più facilmente, facilita la ventilazione in maschera di cui parleremo più tardi, previene l'ostruzione del tubo orofaringeo dalla morsicatura al risveglio, però se il paziente è semicosciente o comunque in possesso di riflessi, stimola il riflesso del vomito e non protegge le vie aeree, in quanto non isola la via aerea dalla via digestiva. Negli anni 30-40 l'anestesia veniva condotte con la cannula orofaringea e con la maschera facciale. I gas, cioè l'anestesia inalatoria, veniva somministrata attraverso sistemi molto rudimentali. Questa anestesia arrivava al paziente e non c'era perdita delle vie aeree e i pazienti spesso morivano per inalazione di contenuto gastrico o di altri segreti. L'evoluzione della tecnica anestesiologica ha permesso di isolare le vie aeree attraverso l'intubazione orofaringeale e ha consentito di arrivare all'obiettivo di ridurre la mortalità preoperatoria per questo motivo. Ecco l'intubazione. L'intubazione orofaringeale bisogna premettere che è una manovra rischiosa, perché è una manovra dolorosa e reflessoria. Direi che il primo anno della scuola di specializzazione in anestesia va via per imparare questa tecnica e tutte le tecniche collaterali per gestire le mie aeree. A proposito, chi di voi deve fare anestesia? 1, 2, 3, 3 su 20 più o meno. Quindi sì. L'anno prossimo avremo 24 corsi. Tra 5 anni la nostra scuola di specializzazione sarà di 120 giovani medici in formazione. Sono 5 anni, ora siamo a 70, cioè abbiamo 24 quest'anno, 16 l'anno, 17 l'anno scorso, 14 anni precedenti, siamo sulla novantina. 120
sì, va avanti così, quindi manteniamo, osserviamo questi standard e arriviamo ad avere la scuola di specializzazione dell'anestesia allo scopo di insegnare un mestiere pericoloso, soprattutto perché è pericoloso anche in questo momento, perché, e quindi noi, i nostri ragazzi arrivano qui quint'anno, il mestiere lo sanno fare. Su questo non c'è dubbio, Pericolosa anche per il medico. va bene? Pericolosa anche per il medico. Per il medico in che senso? Suicidi, suicidi. C'è il medico che suicida di più. Ah, non esiste? Sì. È per forza. Perché? Perché non si guadagna granché. Vabbè, tutti i Si medici in guadagna Italia non poco. guadagnano tanto. No, vabbè, ok. Era una battuta. Perché sì, è vero, siamo una delle classi più a rischio, ma probabilmente per lo stress. Io mi alzo la mattina alle 5 e mezza, sono stato per andare alle 7 e delle volte fino alle 8 la sera mi vengo via. Quando ho fatto 5 o 6 anestesie ho ucciso 5 o 6 persone, non ho mantenuto in vita e non ho risvegliato 5 o 6 persone. In più siamo tra quelli che fanno più danno ai pazienti. Guarda, mi fai arrivare proprio al punto, no? L'intubazione endocraniale è talmente pericolosa che è la prima causa di morte, la fallita intubazione endocraniale, la prima causa di morte per anestesia, in corso di anestesia, per proprio anestesiologica. E la prima causa anche di danni a pazienti. Il danno a paziente può essere fatto anche durante la manovra, e vedremo dopo, ma è soprattutto la fallita intubazione, l'induzione dell'anestesia, l'induzione della polarizzazione, la mancata intubazione che è la prima causa di morte per causa anestesiologica. Questa è in particolare nelle donne gravide, va bene? Quindi deve essere fatta da persone esterne. E come vi ho detto, ho voluto premetterlo, la nostra scuola, tutte le scuole di anestesia di solito, ma la nostra in particolar modo, a Firenze, si impegna in maniera particolare per far uscire dal quinto anno della scuola gente che il mestiere lo può fare il giorno dopo. Va bene? I nostri specialisti, specializzati, neospecialisti, sono tutta gente che può andare a lavorare ovunque. Bene, l'anatomia, questo più o meno è uno spaccato sagittale delle strutture che possiamo incontrare alla base della lingua. Scusate, mi sposto. Allora, sento, base della lingua, va bene? Qui vedete l'epiglottide. Posso fermare? Sì. Sì, bene. Perfetto. Ah, effetti speciali, grazie. Epiglottide, corde vocali, cartilagine cricoide, che è composta dalla parte posteriore e dalla parte anteriore, e cartilagine tiroide, questa è la parte posteriore e questa è la parte anteriore, non so un po' il rovescio rispetto all'altro. E prima viene, noi dobbiamo infilare un tubo lì. Ok? E questa è l'intubazione endocraniale. Vediamo. Di cosa c'è bisogno? Vediamo di cosa c'è bisogno. Come tutte le cose devono avvenire in maniera molto sicura, c'è bisogno di un sacco di strumentario. Vedete, c'è bisogno di una fonte d'ossigeno, di un pallone autoespansibile. O vai bene. Di una maschera per ventilazione di varie misure, delle camere di Gödel, camera orofaringea, come l'ho descritta precedentemente, di un laringoscopio, di un apparecchio d'aspirazione, di tubi orotracheali, dei sistemi per connettere il tubo orotracheale con le fonti di ventilazione, quindi il catheter mount, il filtro, e alcuni strumenti servono per inserire il tubo nella sede opportuna, quindi i mandrini, la pinza di Meggi, una siringa per gonfiare, sistemi di fissazione come il cerotto,
e poi dovete fare una scelta, va bene? Perché è una manovra che si può fare anche nella persona in coma e quindi senza farmaci, ma sempre al rischio e pericolo del paziente. L'apertura ipnotica e anche dal punto di vista della, dei, del mio rilassamento è sempre meglio ottenere. Questa è la, la, una delle considerazioni che si rende più, più spesso nei congressi di anestesia. Il nostro mestiere è stato confrontato e assimilato a quello del pilota d'aereo per la quantità di strumentario che dobbiamo avere sotto controllo e in maniera molto più importante per la quantità di checklist di sicurezza che dobbiamo praticare quotidianamente, per quello il motivo per cui io arrivo alle 7 e chiunque può arrivare tranquillamente a 8:30, perché io quell'ora e mezzo ce la metto a far sì che tutte le cose di cui ho bisogno siano al loro posto dove voglio io, va bene? Di solito ne esiste ognuno, c'è il suo modo di lavorare. Questo è un tavolino per l'intubazione endotracheale, vedete le maschere facciali con varie misure, la cannula orofaringea, il sondino da aspirazione, quello che finisce in arancione, va bene? Questo. Questo è un mandrino che ha la caratteristica di essere flessibile e di conservare la forma che viene applicata, per cui se io voglio un tubo con una maggiore curvatura o una minore curvatura, metto il mandrino dentro e piego il mandrino come desidero. Questo è l'aringoscopio. Non è, è uno strumento di una discreta tecnologia, tecnologia degli anni 50, quando si cominciò a intubare i pazienti. È una, uno strumento che è composto da un manico, va bene? Lo descriveremo meglio dopo, e da una lama. Questo è un tubo moderno. Moderno nel senso che è il polimicrocloruro, è di solito ha un sistema di cuffiatura che permette l'aderenza della punta, della, della punta con la parete della trachea. Questa è la cuffia, e viene cuffiata dall'esterno, c'è cioè un palloncino che mi permette di palpare la consistenza della mia cuffiatura e al tempo stesso posso misurare con un manometro la pressione esercitata all'interno della cuffia, e poi c'è una scala graduata che mi consente di dire dove, qua, che distanza sono dalla punta del tubo, va bene? E c'è anche una, un mark nero, quel mark nero è il punto esatto dove io devo lasciare le corde vocali, cioè quel nero va a fare le corde, infatti io sempre specializzato, hai messo il nero fra le corde? Che io non lo vedo. Una delle cose, e poi vedremo che c'è invece un'evoluzione tecnologica molto importante con i video laringoscopio, ma con il laringoscopio di Magic, si chiama, di Macintosh, scusatemi, o vedo io o vedo specializzato, scopo di la linea è una divisione, va bene? Quindi di fuori l'hai messo, tu fra le, il nero fra le corde? Sì, l'ho messo, ok? Bene, questi sono i sistemi di connessione, questo si chiama catheter mount e quest'altro filtro, che non è solo antibatterico ma anche auto-umidificante. Questo potrei dirlo anche subito, un filtro auto-umidificante è importante perché se i gas che arrivano dai circuiti centralizzati sono anidri, hanno una percentuale metà del 0%. Se io ventilassi i pazienti con questi gas ad alti flussi, nel giro di 2 ore io avrei un abbassamento della linea esotermica a livello respiratorio, che di solito è all'incirca a metà della trachea, avrei bronchi con paralisi del sistema ciliare e essiccazione, essiccamento della componente umida della parete tracheale, e quindi magari possibilità di anche di ritenzione di materiale, possibilità di maggiore depolmonia. Allora il filtro auto-umidificante è praticamente impermeabile all'acqua lato paziente. Questo significa che tutte le volte che il paziente espira contro il filtro, la percentuale di la quantità di vaporacqueo presente nell'espirato si ferma al filtro.
e quindi le vie aeree a valle sono un contenuto umidificato. Infatti sono filtri auto-umidificati. La camera di Ghirella l'abbiamo precedentemente già descritta, la maschera. E come è fatta una maschera? Una maschera ha un sistema di connessione da connettersi con il catenel mount, va bene? Oppure con qualunque sistema di ventilazione. Poi ha una cuffia espansibile, cuffiabile a questo livello, va bene? Con una siringa d'aria, e poi ha un lato nasale, che è questo, e un lato mentoniero, che è dalla parte opposta, quindi viene applicata alle vie aeree, va bene? E una tecnica caratteristica degli anestesisti è proprio quella di avere la capacità di far aderire perfettamente la maschera al viso del paziente. Quando voi vedete telefilm americani sui pronti soccorsi, no? E si vede che questi hanno il pallone di mano, la maschera così, e mentre tenendo l'altra maschera nell'altra mano si sa bene cosa, quello è da ridere, sarebbe da comia. Perché? Perché se io esercito una pressione su un ambiente, se non c'è aderenza, cioè se l'ambiente non è chiuso, la pressione va dove c'è meno resistenza. Immaginatevi la bocca chiusa del paziente, quanta resistenza, o il naso, quanta resistenza può fare, e va. Quindi non stanno ventilando nessuno, va bene? Nessuno. Quindi bisogna far aderire questa maschera. Come si fa a far aderire questa maschera? Voglio vedere se c'è una... No, non c'è. Una figura più avanti, però può darsi che ci sia più avanti. Allora si mette praticamente il pollice sul lato nasale, l'indice sul lato mentoniero e le tre dita rimanenti sul ramo della mandibola sinistra. La maschera facciale si mantiene con la mano sinistra. Con la mano destra si spinge il pallone di ambu oppure il sistema di ventilazione del ventilatore per spingere una pressione nelle aree del paziente, che possono essere mantenute perde semplicemente dalla iperestensione, cioè stacco la lingua dalla parete posteriore della faringe, iperestendo la testa e attraverso le aree naturali, cioè il naso, la faringe e poi la laringe, posso ventilare il paziente. Se questo esercizio, questa manovra diretta può diventa difficile per conformazione anatomica dei pazienti, pensate ai grandi obesi, oppure banalmente a persone che hanno le vie aeree ristrette, o osas, eccetera, allora posso mettere la camera faringea che mi apre la bocca, me la mantiene aperta e mi mantiene aperta anche la lipofaringe, e quindi io ventilo anche attraverso la bocca. Non è una via naturale, però siamo nella fase in cui non ho ancora raggiunto l'obiettivo di mettere in sicurezza le vie aeree, perché le vie aeree sono sicure solo con il tubo, e quindi quei 3-4 minuti in cui devo mettere un paziente in attesa di fare la laringoscopia, lo faccio in questa maniera: maschera facciale, ben adesa alla faccia, ventilazione, cambio la refaringea se non ci riesco. Ecco il laringoscopio. Il laringoscopio riceve uno strumento asimmetrico. Si utilizza esclusivamente la mano sinistra, e quindi destra e mancini utilizzano lo stesso il laringoscopio con la mano sinistra. E questo ha un senso perché nella suddivisione della mano dominante rispetto alla mano non dominante, la mano non dominante tende ad avere maggiore capacità o uguale capacità di fare esercizio di forza, mentre la mano dominante è sicuramente migliore della mano non dominante, soprattutto via, diciamo, nell'esterno non dominante, nelle situazioni di precisione. Quindi una volta fatta la laringoscopia devo mettere con precisione il tubo nel punto giusto, e questo si fa con la destra, mentre con la sinistra utilizzo il laringoscopio, con la destra utilizzo il tubo per posizionare il tubo. Chi non può fare questo non può fare la destra. Va bene, non può fare il nostro mestiere. Ci sono un sacco di ragazzi che avevano problemi per motivi fisici o patologici di manualità.
realtà in questo modo, e purtroppo non è che devo farli fermare, va bene, bisogna farlo noi. E noi intendo non i medici per forza, ma sotto controllo medico, e con il medico può vicariare un'eventuale insufficienza. Il primo anno della scuola di comunicazione viene praticamente quasi tutto speso per gestione delle viene. Passavo a stare operatoria 36-40 ore alla settimana, anestesia ovviamente. Allora, come è fatto per il coscopio? È fatto con una lama, va bene? Con una lama che è asimmetrica, ok? Perché il suo scopo è quello di entrare in bocca e spostare la lingua lateralmente verso sinistra, e quindi è asimmetrica, è fatta a scalino in questa maniera, c'ha una luce nel solco laterale destro che, una volta che io ho spostato la lingua e l'ho girata da una parte, l'ho messa da una parte, mi permette di illuminare l'alito sacro-laringeo. Nel manico ci sono le pile, va bene? O la batteria, se non c'è le pile, lo scopo moderno di quella batteria si carica, batteria interna. Questa vedete è la luce, ovviamente oggi come oggi sono luci fredde, a led, molto luminose, nel frattempo c'erano lampadine gialle, delle volte si spengevano rigorosamente nel momento della laringoscopia, per contatti usurati da un utilizzo ventennale, eccetera. Questo è il tubo che vi ho già in parte descritto. Una parola sulla misura: la misura si va dal 7 al 9 nell'adulto, 7 di solito è usato nelle donne di peso inferiore a 60-50 kg, il 9 nell'uomo superiore a peso a 90 kg, più che sul peso dovrebbe andare sull'altezza, perché è poi quella che maggiormente modifica i parametri. La misura è la misura del diametro interno. 7 mm, 7,5, 8, 8,5, 9 mm. Va bene? I particolari che vi ho già descritto. E sono anche tubi speciali. Questo è un tubo che si chiama un tubo armato. Armato perché la parete della, di gomma. Va bene? La parete del tubo stesso è armata con una spirale metallica. Si intravede, vero? Giusto? Quel tubo può prendere qualunque posizione vogliamo, qualunque forma, va bene? E essendo armato, qualunque forma prenda non subisce occlusioni, cioè non fa angolo e che si chiude. Quindi questo è importante in tutte quelle chirurgie in cui c'è competizione fra il campo operatorio e le vie aeree, l'otorino, la maxillo, anche l'oculistica. Per esempio, in oculistica io prendo un tubo di questi e lo giro da una parte e metto il paziente da sotto e il chirurgo opera sull'occhio. In maxillo infilo questo tubo dal naso, lo metto nelle vie aeree, lo giro in alto e lascio la bocca a disposizione del chirurgo. Bene, quindi è un tubo flessibile ma non comprimibile. Questo è un tubo nasale preformato per essere inserito dal naso, ma per poter essere inserito dal naso io ho bisogno di uno strumento ausiliario, che è la pinza di Meji, che è questa pinza che vedete qui, che è una pinza che ha la particolarità di avere il sistema di manovra al lato del punto di presa. Quindi io ho le mani qui e il punto di presa da davanti, perché mi serve. Piglio sto tubo, lo faccio dal naso, arrivo alla faringe, la laringoscopia, pinza, prendo la punta del tubo, la vedo, perché la mano, se prendessi una pinza normale avrei la mano davanti, no? Con una pinza laterale io riesco a prendere la punta del tubo e la inserisco nelle vie aeree. Per quanto riguarda l'età pediatrica, la misura del tubo si può fare con una formula: età plus 16 diviso 4, bene, il diametro in millimetri. Prendiamo un bimbo di 5 anni,
L'età 5 più 16 21 diviso 4, 5 e mezzo. Va bene, 5, 5 e mezzo. E il mandrino, vedete come viene usato, inserito all'interno del tubo, può dare una forma al tubo stesso per poter essere inserito quando la laringe si è spostata rispetto al piano di previsione. E questo è come si fa la manovra. Primo, il paziente deve essere monitorizzato, perché la manovra è reflessogena, può evocare tachicardia nella maggior parte dei casi, o anche un reflesso vagale, quindi bradicardia, bradicardia. E di conseguenza c'è bisogno, nello standard, di elettrocardiogramma, pulsiossimetria, saturazione e pulsiossimetria e pressione arteriosa. Bene. La procedura: si riossigena, si tenta, si riossigena. Questo perché? Perché l'ipercapnia acuta non uccide, l'ipossia sì. Le nostre cellule cerebrali possono resistere all'ipercapnia acuta, soprattutto se acuta, non succede niente di particolarmente grave, ma un'ipossia prolungata, anche, ma anche prolungata diciamo per 3, 4, 5 minuti, può portare a un modo di molto dolore, quindi di conseguenza bisogna essere molto, bisogna sempre avere la capacità di capire che cosa bisogna fare. Questo è molto importante nel mio mestiere, perché se io sto ventilando un paziente, provo a fare l'intubazione, non mi riesce, riprovo, non mi riesce, riprovo, è un problema. Sto lavorando male e posso giurare che succede spesso l'errore cosiddetto di fissazione. Mi fisso per raggiungere un obiettivo e non capisco dove sto sbagliando. Uno dei peggiori errori è non riossigenare, perché quando io ho un tentativo fallito, è opportuno che torni indietro e riossigeni il paziente e cambi qualcosa di quello che sto facendo, proprio per non fare e per non ripetere lo stesso errore. La posizione ideale per eseguire l'intubazione atriale è quella che vedete qui descritta. I tre assi che noi dobbiamo allineare sono l'asse orale, l'asse faringeo e l'asse laringeo. Per tentare un parziale allineamento degli assi faringeo e dell'asse laringeo, bisogna mettere un cuscino di circa 3 cm di spessore sotto la testa del paziente. E vedete come si allinea, no? Poi dopo il passaggio successivo è un'iperestensione, l'assunzione della posizione di sniffing, e vedete che l'asse orale si allinea leggermente, parzialmente, con i precedenti due assi. Mi manca solo di prendere e togliere la lingua di mezzo, cosa che faccio con laringoscopio, e laggiù in fondo a questo percorso, a questi tre assi, quindi si allineano col mio occhio, va bene? Troveremo la corda vocale, che è il target. Vedete? E ci inseriremo il tubo. Il laringoscopio non è una leva, quindi non va usata come una leva, si inserisce nelle vie aeree, dopodiché si alza verso la congiunzione, che io sempre tra il soffitto e il muro, in questa direzione. Non si fa questo movimento. Questo movimento, cioè, non si lavora di tutto, si lavora con tutto il muscolo. Questo movimento è la principale causa del secondo danno più importante che fanno gli anestesisti, cioè rompono gli incisivi. Ti appoggio sugli incisivi, fai leva e salta. Diciamo, nella mia carriera mi è successo almeno due volte. Sono 30 anni, quindi non è tanto. Ovviamente non è successo a me, è successo specializzando, però ci è toccato comunque risarcire gli incisivi al coso, perché specializzando, un'altra cosa della nostra scuola, specializzando non esiste, nel senso che c'è il suo nome sul cartellino anestesia, se ce lo vuole mettere ci fa piacere, ma la responsabilità medico-legale di quello che fa, che viene fatto a un paziente, è sempre del titolare dell'anestesia. Intendiamoci, sta parlando di atti anestesiologici.
se lo specializzando, laureato in medicina al terzo anno, sbaglia a fare la sacca di sangue, è chiaro che loro rincorrono la scopa, no? Nel corridoio, e non la sfugge. Ma se durante la prova della laringoscopia rompe un dente, non può essere che quella è una classica complicanza anestesiologica. L'anestesia e la radiologia sono le due specializzazioni, si può fare soltanto con la specializzazione. Qui ci sono mestieri, si può fare solo con la specializzazione. Sapete questo, no? E quindi non posso dire che l'ha fatto lui, posso dire l'ha fatto lui, ma perché lo dia a voi, ma il giudice non posso dire, lui l'ha detto lui. Chiaro? Bene, siccome ci piace come dire, classificare tutto, questa è la classificazione di Cormac e Lehan, che sono due scozzesi, McCormack e Lehan, che classificarono il grado di visione della laringoscopia. Quindi questo è l'obiettivo della laringoscopia, cioè è il risultato della laringoscopia. Quindi noi abbiamo messo la testa del paziente sul cuscino a 3 cm, abbiamo ben esteso bene la testa, abbiamo preso un laringoscopio funzionante con la luce accesa, abbiamo in mano il tubo, l'abbiamo infilato, fatto la manovra opportuna, senza fare la leva, ma facendo la trazione verso l'alto. Beh, cosa può succedere? Una di queste quattro possibilità, e cioè vedo l'epiglottide e le corde vocali per intero, con qualcuno. Vedo la parte posteriore delle corde vocali e le cartilagini dell'epiglottide, con qualcuno. Vedo soltanto la parete posteriore della laringe, con qualcuno. Vedo soltanto la base della lingua, con qualcuno. No? Allora, che succede? Che di fronte a questa classificazione noi abbiamo per protocollo comportamenti diversi. Quindi quando lo specializzando infila il laringoscopio e io non vedo, perché o vedevo lo vedo io, gli fa: che corno c'hai? E dipende da quello che mi risponde come si prosegue. Perché se io prendo un tubo e col corno H4 comincio a provare a intubare, la cosa più probabile che posso fare è leggere le corde. Le corde vocali sono un tessuto di dimensioni piccolissimo, estremamente fragile, molto facile da sanguinamento e molto facile da edema. In più, essendo molto piccole, basta 2 cc di edema per chiuderle. Se ti dai un pizzico, anche leggero, ti viene un bel pestarello, questo viene, no? Immaginate voi un altro anestesista di 40 anni, 35 anni, che piglia e comincia a dare la martellata sulle corde vocali, e quindi quando c'è un corpo a 4 si cambia strategia. Va bene? Si fa qualcos'altro, vedremo dopo cosa, ma si fa qualcos'altro. Col corpo a 1 invece il tipo ci passa bene, col corpo a 2 e corpo a 3 ci può essere necessità di utilizzare degli strumenti che ci permettano di attuare più facilmente, ecco come li vedremo. Comunque questo è il risultato della laringoscopia. Una volta inserito il tubo, ovviamente dobbiamo essere certi a che il tubo sia in trachea. Quindi, perché sia certi che il tubo sia in trachea, dobbiamo fare una serie di accertamenti. Questi sono: auscultazione dei campi polmonari, 2 la prima volta, 3 una seconda volta, il murmurio vescicolare deve essere da ambedue le parti, simmetrico. Dobbiamo valutare, e oggi è obbligo in tutte le sale operatorie, ma è obbligo anche sui mezzi di soccorso, sul pronto soccorso, valutare se c'è CO2 di ritorno. Sono stati fatti esperimenti negli anni andati, riempita la pancia di un maiale con Coca-Cola, messo un tubo in esofago, e posso giurare che non restituisce un solo millimetro di mercurio o centimetro d'acqua di CO2, la CO2 è estremamente diffusibile dallo stomaco, va via immediatamente, è assorbita rapidissimamente, mentre i polmoni restituiscono CO2, se c'è CO2 sei nelle vie aeree. Però ci può essere il rischio se è troppo nelle vie aeree. Vi ricordate come sono fatti i polmoni? Il bronco di destra origina in maniera lineare e a gradi inferiori rispetto al bronco di sinistra, è una delle possibilità, butto giù il tubo e imbronco il bronco destro. Bronco di destra è in
tu vai per polmone destra ventre e polmone sinistra no, ed ecco perché bisogna ascoltarli tutti e due, perché quest'altro CO2 l'abbiamo, però purtroppo dopo un po' il paziente diventa ossido, perché con un polmone solo non è così semplice ossigenare, mentre è molto semplice decarbonizzare vista la grande diffusività della CO2. E quindi altri sistemi di controllo sono misurare la distanza. Questa distanza rappresenta un marker per le successive movimentazioni. Sposto il paziente, a quanti centimetri l'avevo fissato il tubo? A 19. L'ho spostato, a quanto deve stare quando finisce lo spostamento? A 19. Ok? Può essere a 23, perché non è che qualcosa è cambiato, potrebbe essere cambiato, e neanche a 15, magari si è stufato. E quindi capnografia e anche la pulsossimetria, anche se la pulsossimetria li può sia le vabbè ultima come modifica, va bene? Soprattutto perché se io agito correttamente ho iperossigenato il paziente, quindi prima che si ottenga sul pulsossimetro il risultato di un'eventuale mancata intubazione o errata intubazione, passa del tempo, anche un paio, tre, due o tre minuti. Ah, il tempo dell'anestesia in emergenza si misura in minuti, eh? Bene, anzi, quando, se faremo il BLS, non so se lo faremo, voi avete il corso di BLS, no? Perché? No, hanno cancellato per l'anno. Eh? Cioè. Se vogliamo possiamo iscriverci. Ah, non è obbligatorio? No. Allora volete che faccia una lezione teorica su BLS? Sì. Allora lunedì 21 vi faccio vedere, mi faccio anche prima, sono 4 ore prima. Giovedì 21. Teoria, eh? C'è un porto in manino. Sì, ce l'ho in manino e in istituto. E poi come si fa? C'ho una giornata per fare un corso a... perché se oggi ce l'ho una giornata. Ok, quindi l'intubazione ha dei vantaggi, certo, è il gold standard per la gestione degli aerei, va bene? Isola gli aerei e previene l'inalazione. E quando l'evoluzione ci ha creato imperfetti, ha messo in cima al tubo digestivo un pezzetto che è con partecipazione col tubo delle vie aeree. Se viene fuori, se viene un marziano che ha queste due vie diverse, non c'è bisogno di intubare. No? Invece noi dobbiamo intubare perché dobbiamo isolare le vie aeree. Primo grande motivo per cui si intuba è l'isolamento delle vie aeree rispetto alle vie digestive. Questo perché? Perché se un paziente vomita o ha, vi posso giurare che anche un paziente con a digiuno dalla sera prima, dalle ore 24 della sera prima, su tutti quelli che vengono operati, gli metto sul vinoso gastrico e estrai dai 100 ai 50 ai 200 ml, 150 ml di succo gastrico, che è pericolosissimo se viene a contatto con il lievito alveolare. Pericolosissimo, lo distrugge. Bene. Quindi, inoltre, permette l'aspirazione degli aerei in maniera isolata e anche selettiva. È quella via della somministrazione di farmaci oggi molto più in disuso. Cioè, dei limiti, bisogna sapere da fare. E il rischio, come ho detto, iniziale è quello di intubare l'esofago. E qui c'è un altro punto: noi tutte le volte intubiamo un paziente dobbiamo essere sicuri che nell'assumere la posizione di sniffing, e quindi di iperestensione, non abbia ad avere un peggioramento delle tonnellate cervicali. Questo è una cosa importante soprattutto sul territorio quando c'è la possibilità che si vada a lavorare su pazienti che hanno sospetti traumi cervicali, di prestazione del collo, potete immaginare soprattutto se c'è una lesione, una frattura importante può causare esermitoma. Non è che non si possa intubare, si può tranquillamente intubare, però non si deve assumere la posizione di sniffing, lo si deve fare in un modo speciale e dovrebbe essere antinutile. Non so se c'è una parte riguardo a questo. Assistenza alla manovra. Mi pare su questo ci sia un pizzo, anche sulla parte precedente c'è un pizzo, specificamente su questo punto. La manovra di Selvig. Selvig era un signore che disse che se io prendo lo scudo tiroideo, va bene, della cartilagine di
cerca di rovesci, quindi la, praticamente prendo in mano la, la laringe e premo posteriormente, quindi sul brachio cervicale, io ottengo due vantaggi. Il primo è che se ci pensate durante la laringoscopia, il, questa manovra mi mette maggiormente in visione la risus della laringe, perché me la abbassa, giusto? Me la mette nell'occhio. Primo punto. Secondo punto, più l'esofago. Siccome questa pressione viene transesofagea, quindi blocca l'esofago, quindi attraverso questa manovra si poteva avere la possibilità di ridurre la proprietà di risucito o di, e quindi di inalazione. Questa è la manovra di Selig, ok? Viene fatta con assistente. Oggi come oggi si dice sì, la manovra di Selig, soprattutto se non sono certo delle condizioni di giorno del paziente, la devo fare, quindi territorio, emergenza, urgenza, pronto soccorso, la devo fare. Ma se non vedo, potrebbe essere la manovra di Selig la causa della mancata visione, perché invece di farla ben bene mi sposta la laringe da una parte o dall'altra e quindi mi può peggiorare la visione. Quindi se non vedo, molla la manovra di Selig, la fai cessare, va bene? La evoluzione della manovra di Selig è la BURP, che sembra un ruttino, in effetti BURP vuol dire backward, upward, right position, che vuol dire che io spingo posteriormente la laringe, la traggo verso l'alto e la sposto a destra. In questa maniera è una manovra un po' più specializzata, un po' più indirizzata a che cosa? Alla visione della laringoscopia, perché io vedo attraverso una lama asimmetrica e quindi che ha spostato i miei soggetti a sinistra e quindi sono più libero a destra, verso di me e verso il basso. Quindi me la mette proprio in visione. Questa era un'evoluzione che è entrata nella letteratura negli anni 90. Bene. Vantaggi, riduce il rischio di rivolgere nell'azione, utile durante l'intubazione, si parla di pressione di coedè in generale che comprende sia BURP che Selig, però può rendere l'intubazione più difficoltosa in alcuni casi, se fatta male, in alcuni casi anatomici anche, va bene? Può rendere difficoltosa la ventilazione, purtroppo, LMA vuol dire mascherare in generale, vedremo tra 5 minuti. Ovviamente se sta vomitando il paziente non gli puoi fare una sella, perché sennò rischi di rompere l'esofago e la pressione. Non ho capito, questo si fa se non riesco a farlo normalmente? Allora, forse ho fatto roba alla setta, la ridico. Se tu hai il rischio di inalazione, qual è il rischio di inalazione? Quando non sai se il paziente è digiuno, o quando sai che non è digiuno. Allora, cosa vuol dire? Questo paziente è un traumatizzato della strada. Tu non sai se non è uscito dal bar in quel momento, ok? Anzi, provato. Traumatizzato tipo, io ho lavorato 7-8 anni nel soccorso. Traumatizzato tipo è motociclista. Minimo BMI 45, 40-45. Dal muragnone si è fermato a bellissima trattoria. Se viene di là, pane e mortadella, se viene di qua, pane e finocchiona, un ritrozzo di birra minimo, va bene, minimo, se non un fiasco di vino, e con mezzo fiasco di vino. E quando arriva la terza curva, vado fuori dal muratore. Tu lo ritrovi 50 metri sotto, ti arrivi lì e questo è completamente esamine e ovviamente l'ho detto, va. Questo ci vorrebbe la manovra di Selig preventiva, quando l'infermieretta la fa. Però, siccome qualche volta è la manovra di Selig che impedisce la visione, se non vedi, falla lasciare. Hai capito? Quindi, il paziente a rischio di inalazione si fa la manovra di Selig o la BURP, va bene? Se però durante la laringoscopia non stai vedendo, hai un cornac 4, fagli lasciare la laringe, perché magari è quello che non te la fa male, perché la fa male, intendi,
Ovviamente se il paziente sta attivamente vomitando, ma un paziente sta attivamente vomitando, quello è mettere il tappo. No, perché il suo stomaco ne spinge, spinge forte, allenere i punti dell'esofago, quindi meglio, ma così in posizione di sicurezza, se ti spalvi all'estero vedremo. Bene, nel 1983 un signore che è diventato l'anestesista più famoso del mondo, il dottor Brian, ha inventato la maschera laringea. La maschera laringea è un aggeggio che ribalta il concetto di intubazione. Mentre l'intubazione passa attraverso le corde vocali, il tubo lo cacci dentro le corde vocali, lui che lavorava in odontoiatria e aveva le maschere nasali che utilizzavano per i bambini per dare il protossido e tenerli fermi durante le procedure odontoiatrie, ha detto: ma questo potrebbe essere come un calco della laringe, no? Guarda che bellino. Si è costruito un prototipo, è andato al comitato etico, che allora lì c'era la Royal College a Londra, e si è cosparso di lidocaina la laringe, si è cacciato sta a fare questo prototipo, gli ha fatto vedere che lui respirava attraverso questo prototipo. Cosa significa questo? Vedete, se noi utilizziamo un tubo e una specie di conchiglia che si va a appoggiare, si va a infilare nello sfintere sociale superiore e accoglie e si appoggia a tutto l'anello laringeo, se cuffio in maniera adeguata un palloncino circonferenziale rispetto a questa struttura, dovrei avere aderenza nei confronti di tutto il sistema. Questa maschera laringea è diventata uno strumento di lavoro per numerosi anestesisti in Inghilterra, dove è stata creata, cioè nel Regno Unito, e viene usata circa nel 60% delle anestesie. Nella mia professione lavoro in ostetricia ginecologia, un po' meno. In ginecologia io la uso nell'80% delle pazienti, perché ovviamente mi toglie di mano il laringoscopio, quindi lo strumento lesivo la inserisco senza guardare, cioè non devo vedere niente, va a battente, va bene? Quindi va in sede, cuffio e vento del paziente. Questo è esattamente lo strumento, lo SPRIM, che usiamo rigorosamente in quest'ultimo periodo. Vedete come viene inserita? A cavallo fra le vie aeree, sigilla dalla laringe, consentendo la ventilazione a pressione positiva, quindi non soltanto a ventilazione spontanea, ma anche a ventilazione a pressione positiva. Ve ne sono diverse misure, anche per i bambini, anche per i neonati, e ovviamente viene utilizzato un po' di gel per inserirla, per evitare che la lingua si frapponga e si incavigli sulla maschera, e viene inserita con un dito che ne fa da guida e che quindi va praticamente a toccare epiglottide, e in questo modo vedete il dito che spinge la maschera, e la maschera che arriva in sede, e poi viene tolto il dito e attaccato, cuffiato la cuffia e attaccato. Se qualcuno di voi lavorerà in emergenza, in pronto soccorso, in ambulanza, è diventato il presidio di prima scelta, direi, gestione territoriale, tutte le volte che l'anatomia osservava, perché ovviamente se uno c'ha una coltellata in gola è un momento di questa aggeggio, no? E appunto ha una curva d'apprendimento molto più rapida, va bene? E
sicuramente più facile soluzione, è anche diventata presidio per l'attività infermieristica. Sulle India, va bene, se hanno pazienti opportuni, per esempio gente non gigantesca o e ictus o l'anestesia cardiaca, eccetera, la produzione infermieri. Ora, ci sono delle cause possibili di inadeguato posizionamento, sono tutte legate a questioni anatomiche, legate anche al fatto che la maschera può assumere forme non adeguate, cioè che si tratta di, una, di un calco, se la, questa forma viene modificata da arricciolamento o spostamenti laterali, è chiaro che non svolge la sua funzione adeguata. E i vantaggi: migliore curva d'apprendimento, non necessita sedazione, scusatemi, ha un, può essere inserita con una sedazione inferiore ridotta, per esempio può essere inserita senza colonizzazione, va bene, mantenendo il respiro spontaneo, è utile quando è difficile la ventilazione a maschera, come presidio alternativo, può essere utilizzata come guida per altre procedure, per esempio l'intubazione filoscopica, che vedremo, credo, la prossima volta, sì, sono già l'altro mezzo. Poi la proprio della cinque, no? Cioè, la 5 e un quarto c'è un'altra volta il Batignani, credo. Vero? Non abbiamo l'uovo. Non avete breve, la mano. Guida per mantenere scappatoio di tecnica di salvataggio. C'è un limite, il limite è quello della pressione. È ovvio che se io ho un tubo con una cuffia dentro un altro tubo, che è la trachea, l'aderenza è maggiore, okay? E quindi se io ho un broncospasmo e devo ventilare a 40 cm d'acqua, perché se no non riesco a superare l'occlusione a valle, il tubo è molto più efficace. La maschera laringea è il limite di perdere aderenza per pressioni superiori, qui ho scritto 40, 25, 30, cioè proprio la ditta abbiamo almeno 20 tipi diversi di maschera laringea. La ditta che produce le maschere laringee ti dice con questa maschera non andare a più di 20 o a più di 25, va bene? O a più di 30, ok? Ovviamente, come vi ho già detto, è bisogno dell'anatomia su cui aderire ci sia. Se c'è un tumore della corda vocale che, o della laringe che aggetta fuori dalla laringe, è chiaro che questo non va bene. Non va bene neanche nei bigovesi sopra 40 cm, sopra 40 BMI, per poter spingere il diaframma su un addome di un paziente che ha 120 kg, è dura utilizzare la maschera laringea. Okay. Come tecnica di salvataggio, sì, se non resto, non riesce a tubarlo, e faccio la maschera laringea, ma se devi fare l'erba inguinale, e poi metti la maschera laringea. Dipendersi, chiaro? Cioè il paziente deve uscire sano, possiamo rischiare. E anche tutte le volte che l'alitus ad laringem non è aperto, se ho un edema della glottide, non posso usare la maschera laringea, è ovvio, no? Così anche se c'è un grosso broncospasmo, come faccio a ventilare un paziente un grosso broncospasmo? Questi sono i due tipi. Questa figura per dirvi che cosa è successo all'incirca negli anni 90. La maschera laringea, che era semplicemente un tubo con una cuffia in cima, con una canchiglia in cima, si è evoluta, è diventata maschera laringea di seconda generazione. Che vedete qui, questo è il prototipo sempre fatto da Brian, scusate, il prototipo, il primo tipo prodotto da Brian, disegnato da Brian. Vedete, c'è un tubo parallelo. Quel tubo parallelo spunta dalla punta della maschera. Vediamo se avete capito. Quella punta della maschera dove va a finire durante, alla fine della procedura? Cosa detto? Lo sfintere esofageo superiore, va bene? E ci si incastra nello sfintere, cioè nella misura esatta per cui se hai scelto la maschera della misura di quel paziente,
è esattamente incastrato. Però prima che succedeva che questo incastro poteva, se per caso il paziente vomitava, essere un ostacolo all'uscita del vomito. Se ventilavi a pressioni molto elevate, si scollava e l'aria, i gas, scendevano nello stomaco, gonfiavano lo stomaco. Invece però era pensato, ma se io ci metto un tubo lì, accanto all'altro tubo, e lo faccio uscire fuori, io posso fare più cose. La prima, posso andare giù con un sondino e svuotare lo stomaco. Posso, se ho il rigurgito, aspirare direttamente nell'esofago. Questa evoluzione ha reso ancora più sicura la maschera laringea e ci ha permesso di utilizzarla a pressioni di lavoro più elevate, centimetri da capo elevati, 25-30, quindi tutte le maschere laringee di seconda generazione sono più adatte a essere utilizzate anche in pazienti più complessi, quindi anche negli obesi, e anche il respiro controllato, cioè non più il respiro spontaneo, o non solo il respiro spontaneo. E questa è un'altra maschera, questa è la maschera di lavoro con cui lavoro tutti i giorni. Va bene? Avete domande? Allora, abbiamo parlato. Dipende, siamo in una fase di passaggio, sai? Siamo in una fase di passaggio, nel senso che vediamo se lo dico senza essere troppo, non posso dire critico. Il mio mestiere è un mestiere che tende a cristallizzare i comportamenti, perché se è andata sempre bene, perché devo cambiare, no? Quindi, soprattutto generazioni che sono cresciute alla manualità di un certo tipo, la conservano. Va bene? Quindi, chi 20 anni fa, 30 anni fa, la maschera laringea non c'era, li trovava tutti, continua a trovare tutti. O quantomeno, mi spiego meglio, è un po' a macchia di leopardo, è molto individuale. Però è vero che le indicazioni all'utilizzo di una gestione delle vie più avanzata e meno invasiva, mini invasiva, come questa, stanno aumentando. Capito? Ora, è chiaro che stanno aumentando se il cervello del ricevente è in grado di ricevere questo messaggio. Purtroppo la medicina difensiva, l'anestesia, si fa non cambiando, no? Lo scopo della scuola di sperimentazione è proprio quello di essere all'avanguardia, e devo dire che ora saremo all'avanguardia su tutto, però Firenze è conosciuta per essere una scuola di sperimentazione e anestesia molto avanzata, bene, molto avanti, in competizione con quella di Milano e dei centri più avanzati anche in Europa. E come si misura questo orgoglio? Si misura dal fatto che io 5 anni fa, che lavoravo al CTO, maschera laringea non le mettevo mai, però facevo le ecografie per fare blocchi, che era l'avanzato per il CTO, cioè per traumatologia e per l'ortopedia, e ora sono in ginecologia, metto le maschere laringee a tutte le donne, e badate che le metto anche alle VLO, sapete cosa sono le VL? Videolaparo. Le videolaparo sono pazienti in cui viene utilizzato la videolaparoscopia per fare interventi. In ginecologia questo tipo di trattamento ha preso sempre più campo, addirittura oggi anche i tumori ovarici, che sono interventi che possono prendere anche 3-4 ore, va bene, e che richiedono, possono essere fatti tutti in videolaparoscopia se ci sono le condizioni, no? Se la massa è estraibile attraverso una decomposizione a pezzi, oppure se c'è la possibilità di fare altri tipi di manovre. Bene, io a questi li metto la maschera laringea. E sapete cos'è il Trendelenburg? Sapete? La posizione di Trendelenburg? Trendelenburg è un ginecologo. Trendelenburg è quando un paziente che ha un'ipotensione, un abbassamento della pressione, lo butti a capo di giù, gli tiri sulle gambe, no?
Perché era un ginecologo? Perché quando aprivano i ginecologi negli anni 50, che è l'età di Trendelenburg, per poterci vedere meglio dovevano togliere le ansie per andare a lavorare sull'utero e quindi facevano mettere i pazienti in Trendelenburg. Per cui mi ritrovo il paziente con il pneumoperitoneo, 12 mm mercurio, una panza tanta, e in Trendelenburg. E io le tocco la maschera d'angelo e ritengo di essere, utilizzo una tecnica molto di confini, molto di confini, ma i miei specializzati vanno via contenti e basta, e le pazienti si svegliano in modo molto meno traumatico che una cosa svegliarsi a una maschera laringea, addirittura si attorgono da solo mentre parlano, perché la maschera laringea non è riflessore. Se hai un tubo comincia a tossire, tocca levando prima, è molto più fastidioso e anche molto più lesivo. Tutti i pazienti che vengono intubati la sera notte, quello furioso, e si lamentano per il mal di gola e per dolore della ferita. Scusate, lo scatto dopo voi, ma la domanda era meglio. Allora, abbiamo parlato di gestione degli aerei, cosa vuol dire aprire la bocca, mettere fuori la lingua e mantenere i pezzi degli aerei. Abbiamo parlato di intubazione nucleare, abbiamo parlato di maschere laringee. Okay. Questo più o meno manca la videolaringoscopia, che è una parte più voluta, la facciamo più avanti. Però il vero grande problema nostro degli anestesisti è che qualche volta questa procedura è difficile. Quale sarà il fattore, visto quello che abbiamo visto, intendo l'intubazione, l'aereo difficile, l'intubazione difficile, quale sarà il fattore secondo voi predominante nel rendere difficile un'intubazione? Sulla base di quello che vi ho detto, sì, è una buona risposta. L'inesperienza e la mancata pratica. Cioè, a dire, se io intubo una volta ogni 6 mesi, quell'intubazione è a rischio. Se io ne ho fatte 10, il mio primo maestro, il professor Novelli, diceva: chi ne ha fatte 1000 ne sa più di chi ne ha fatte 100, chi ne ha fatte 100 di più di chi ne ha fatte 10. Questo è l'elemento predominante di tutto quello che è pratico nel nostro mestiere, va bene, che è manuale, perché c'è una grande manualità, bisogna avere sapere, responsabilità vostra, perché lì ce le avete, le lezioni che si fanno, quindi sapere e responsabilità vostra. Il saper fare è una responsabilità condivisa, partecipazione e disponibilità dell'allievo, competenza e disponibilità all'insegnamento dell'insegnante, e il saper essere anche, cioè assumere le decisioni giuste nel momento giusto. Okay? Quindi, difficoltà delle vie aeree. Abbiamo questo diagramma che dice che la difficoltà può essere prevista, la difficoltà purtroppo può essere imprevista, delle volte c'è addirittura l'impossibilità di intubare, e la peggiore di tutti gli scenari, che è la canot, che gli americani, che gli inglesi chiamano canot intubate, canot ossigenate, cioè l'incapacità di ossigenare il paziente. Su questo punto, che è il punto focale della responsabilità e della capacità di fare il proprio mestiere degli anestesisti, ancora c'è un dibattito aperto. Le linee guida nazionali sulla intubazione difficile, sulla gestione delle aeree difficili, sono del 2005. Sono 14 anni che io e quelli del gruppo di studio nazionale, che siamo una ventina, sulle vie aeree, tentiamo di modificare, ma tutti gli anni entra qualche problema. La tecnologia non si modifica, le situazioni si modificano, la legge cambia, le responsabilità cambiano. E quindi siamo sempre molto in difficoltà. Allora, ci sono dei punti cardini. Primo, se c'hai un problema, chiama aiuto. Call for help. Questo fa parte di tutti i casini. C'ho un casino. Cormac 4. Alzo la testa. Telefona al primario. Telefona ai di Filippo. Telefona, chiama quello di sotto. Chiama quello d'accanto.
va bene? In due si lavora meglio che da solo. In qua, in quattro non è detto, ci deve essere, come dire, una gerarchia. Va bene? Cioè, si può lavorare anche 7-8, però siccome gestisco io e il leader sono io, te fai questo, te fai quest'altro, te fai quest'altro, te guarda. Casomai se vedi che faccio una cazzata, dimmelo. Importantissimo, prioritario, ossigenare. Quindi non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che la cosa fondamentale che deve fare chi vuole gestire le aree è ossigenare il paziente. Avete visto come può diventare difficile? Perché basta non ricordarsi che c'è la handola di mano sul tavolino, tu venti, 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 spingi, 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 l'aria dove va? Nello stomaco, e non va nei polmoni. E il paziente desatura. Con la handola di mano, o cambia l'ora fregale, in un attimo la ventilazione diventa semplice. Allora, la laringoscopia di grado 3-4, quindi 3-4 si intende il corpo anche lei, no? 3-4, 3-4, all'incirca una su 10.000 pazienti, va bene? E diventa nelle donne gravide una su 1.000. Questo c'è una ragione ovvia, la donna gravida intanto difficoltà ad essere ventilata per la presenza dell'utero gravido. Secondo, ha un volume di sangue respiratorio molto ridotto, un volume residuo ridotto, per cui diventa desatura molto più rapidamente. Terzo, ha un edema della lingua e dei tessuti mobili, del primo viero e in generale anche in altri tessuti, ma non ci interessa quello, che rende più probabile una difficoltà sia di ventilazione per la presenza di tessuti, sia di visualizzazione diretta della laringe, proprio perché è più difficile da fare la lingua. Quindi una mia. Ora, vi dicevo proprio per quello che stavo dicendo prima, per la donna in gravidanza. Questi sono. Abbiamo. Allora, sta succedendo di tutto. Settimana prossima facciamo un cesare in una bigemellare che ha 50 anni solare. 50. La settimana scorsa abbiamo avuto un BMI di 48. Cioè, si è la platea, la platea delle donne, le donne fanno gravidanza molto più tardi e la platea si è estesa come tipo di patologie di qualunque tipo, cardiopatiche gravi, donne al sesto cesareo, c'è una placenta previa centrale settimana prossima al terzo ottavo cesareo. Sapete che vuol dire? Che ce ne sono 7 lì, che dobbiamo avere pronte 70 sacche di sangue, esatto. Almeno 8 sacche di sangue per poter gestire una paziente così. Queste sono le altre cose che si diceva sulle donne. Questo è invece il modello comportamentale in caso di difficoltà di intubazione prodotto dalle linee guida SIARTI, nel SIARTI con la Società Italiana di Anestesia e Rianimazione di Terapia Intensiva, analgesia, anestesia e rianimazione di terapia intensiva, e vedete che è divisa in due grandi. La leggiamo insieme e poi mi fermo, prima di andare a prendere un caffè. Mi sono due grandi metà, no? Da una parte c'è la difficoltà prevista, ok? Dall'altra difficoltà imprevista. Difficoltà prevista, e vedremo come si fa a prevederla, quali sono gli schemi e i sistemi. Se la difficoltà prevista è severa, e ce n'è una particolarmente significativa, l'anamnesi positiva. Il paziente viene lì e ti dice: ah, non riusciamo a intubare, quello è di sicuro previsto. Come si risolve? Vedete come scende la linea guida? Noi possiamo intubare questo paziente da sveglio, in respiro spontaneo, con il fibroscopio.
fanno le bronchoscopie in chirurgia torace. Gli anestesisti sono diventati broncoscopisti, broncoscopisti di ritorno, no? Come i peperoni. Cioè, montando il tubo sul fibroscopio, facendo un'anestesia locale, si può riuscire a intubare un paziente che ha una difficoltà prevista di intubazione, in assoluta sicurezza. Addirittura si posiziona il tubo, si lascia respirare spontaneamente, dopodiché si addormenta. Ok? Ed è una procedura sicura. La stragrande maggioranza delle anestesisti la sa fare. Va bene? O quantomeno nei servizi ce ne sono uno o due che la sanno fare. Anche perché una possa per fare uno solo, no? Perché sennò può andare a ferro. Sei d'accordo? La disseminazione della cultura e delle capacità è fondamentale in una stessa, no? Cioè, qualcuno dovrebbe fare per forza quello. Poi, e qui da vedere, no? Praticamente intubazione dell'anestesia da sveglio. Se è borderline, si può tentare una videolaringoscopia, va bene? Se non ci si riesce, si sveglia il paziente, va bene? Quindi ovviamente il paziente deve essere facile da ventilare, si sveglia il paziente e si sveglia con il fibroscopio. E si propone, quale sono i pronto, se mi riesce la sveglia tanto col fibroscopio. Bene. Poi c'è invece l'altra metà della colonna, che è la difficoltà imprevista. Io ho addormentato col curare questo paziente, cioè gli ho fatto l'ipnotico, gli ho fatto il curare, quindi lui è in assoluto assenza di respiro, e però ho fatto la laringoscopia ancora con qua. In questo caso io non devo tentare di intubare il paziente, ma devo valutare queste due possibilità. Quella verde, sì, cioè riesco a ventilarlo con la maschera facciale. Avete visto la maschera facciale, il numero fecale, eh? Cioè riesco a ventilare, non siamo in condizione di emergenza. Cosa faccio? Cambio il laringoscopio, prendo il videolaringoscopio, cambio il cuscino, magari non è proprio 3 cm, 1,5 cm, prendo, cambio mano, perché no, uno è di me, gli vedete, mi sto cambiando addosso. Facciamo il secondo tentativo. Il secondo tentativo cosa dice? Ancora difficile, allora si sveglia e si intuba da svelto. Però purtroppo ci sono delle condizioni in cui non si può fare, emergenze, cose del genere. Per esempio, faccio un esempio, la gravida con un cesareo d'emergenza. Cesareo d'emergenza è il masso rimasti, il funicolo, la torsione del funicolo, 2-3 giri di funicolo intorno al codo del figliolo, quindi l'asfissia fetale, e il sanguinamento acuto massivo. Va bene, sono queste due. Quindi non è che si posta lì a cazzeggio la loro. Non lo giugo, chiama aiuto, arriva quello, forse vendi là, forse vendi qua, aiuto, aiuto, non esiste. Il chirurgo non aspetta neanche tu l'abbia spennellata per fargli il cesare, va bene? Quindi ho due, ci sono, che opzioni ho se è un colma a 4? Abbiamo visto che una volta a 10.000, una volta a 1.000, 10 volte più probabile, no? Quindi faccio due possibilità. Una, metto una maschera laringea. Le linee guida del 2015, finalmente, quelle inglesi del 2015, della DAS, Difficulty Airway Society di Londra, del Regno Unito, hanno stabilito che il presidio di scelta per la gestione di aerei delle difficoltà impreviste nella grave emergenza è la maschera laringea. E cosa devo fare? Devo ventilarlo e devo ossigenarlo. Non me ne importa nulla se va a 60 di CO2 di ventilo un po' lo stomaco, non c'è tanto lo svuoto lo stomaco, ce l'ho io comunque lo stomaco. L'importante è mantenere sopra 90 le saturazioni. 90. Il figliolo salta fuori, deve saltare fuori, cioè uscire con la liana, si dice come Tarzan, e dopodiché a quel punto palle ferme, la donna si può intubare, si può passare tutto attraverso la maschera laringea, si può fare tutto il resto, si può finire il cesare con la maschera laringea. E se non va bene neanche la maschera laringea, avete visto, ci sono delle occasioni in cui la maschera si incaviglia, si sciupa, si ventila la maschera e basta, il figliolo nasce lo stesso.
candor reale, non Oliviere sicure, pace, io l'amore, quindi va bene? Quindi addirittura step by step, decisioni sempre meno certe, ma con l'unica finalità, quella di salvare la situazione di emergenza. Però proseguiamo nella nostra considerazione. Se è una via di mezzo, possiamo anche eventualmente fare un altro tentativo. Le indagini più recenti dei paesi non parlano tanto di un secondo, di un terzo o quarto tentativo. Se le condizioni lo consentono, parlano di mascherare la regione, va bene? A questo punto. Però vi ricordo che queste sono ancora valide, perché ancora non sono state aggiornate, sono ancora quelle del 2005. Però noi abbiamo la possibilità che non lo riusciamo a intubare, va bene? Vedete, se domani solamente tutto con la maschera e bisogna fare la chirurgia per forza, come si è detto ora, no? Lo vado avanti, va bene, purché sia rabbia. Se no, se io non riesco a ventilarlo neppure attraverso una maschera laringea, ecco qui l'ultimo passaggio, il passaggio del vortice, il vortex, ed è la tracheostomia. L'accesso rapido tracheale, che consiste in una cricotirotomia, e cioè abbiamo in sala operatoria degli strumenti, del kit, che attraverso due o tre sistemi, sono quelli più utilizzati, o attraverso una puntura con un bisturi che ha dimensioni e lama di taglio specifici per bucare la membrana cricotiroidea, cioè quel pezzetto di tessuto connettivo che è teso dal margine inferiore dello scudo tiroideo e margine superiore del castone cricoideo. Okay? È uno spazio che spesso è meno di mezzo centimetro. Lì dentro ci si infila un mandrino e attraverso il mandrino ci si infila una cannula. Va bene? In Inghilterra fanno anche degli accessi chirurgici più diretti. Un bel taglio e vanno a questa via che vi ho detto precedentemente era la via percutanea, no? Quest'altra invece è un accesso chirurgico, cioè in pratica un taglio trasversale a livello della membrana cricotiroidea e si reperisce il punto di fissione con una pinza, la si inserisce, si apre la pinza, si dilata quindi spazio della membrana cricotiroidea e ci si infila un mini tubo, quindi non più una cannula, la VIC, no? Come avete visto nei film, sempre sono dei film, ma ci si infila una mini cannula cuffia. Quindi abbiamo due modalità, no? Una percutanea e una per rapido accesso. E questo è il percorso per la gestione delle vie aeree difficili in sala. Salvatore d'emergenza, pronto soccorso, la prossima volta si va avanti ancora un po' su questo punto e poi prenderemo il BLS, poi ho qualche cosa su molto rapido su ustione e folgorazione. Va bene? Quando ce l'ha lei? 21, così non viene. Così non viene. No. Io ci sono tutti. Avete domande? In elezione. Ah, ok. In elezione. Però ti dirò che c'è. Dunque, nelle donne. Allora, la chirurgia della gravidanza, quindi è una chirurgia del taglio cesareo, va bene? Quindi stiamo parlando del taglio cesareo. Non parliamo della gravidanza. Io venerdì prossimo dobbiamo operare una donna che c'ha una cisti alle 16 della settimana. Quello li posso mettere una mascara di rigio. È uguale a quell'altra. Anche perché ancora il fede è piccolo, no? Nelle donne invece fanno un cesareo, nella stragrande, ormai da moltissimi anni si fa l'anestesia periferica, cioè si fa la spinale, la subaracnoidea, ok? Questo ormai è entrato nella cultura di tutta la chirurgia, perché abbatte il rischio della difficoltà di intubazione. Ci sono due lavori
pubblicati sul Canario, Journal of Anesthesia e Intensive Care, che producono due serie di circa in totale quasi 4.000 pazienti, di donne che hanno fatto il cesareo, hanno ottenuto il cesareo a tenere gravidanza, mantenuto almeno 4 ore a digiuno, va bene? Quindi cesareo di elezione, va bene? Con la maschera nera. Va bene, io ho il dovere, qui si fa cultura, no? Si fa soltanto esami. L'università non è un esamificio, no? Se no sarebbe troppo facile, mi si darebbe, potresti fare tutti la scuola della radio elettrica di Torino, e sarebbe, saresti sicuramente meglio a casa, belle a casa di qui, questi bancacci degli anni 30, no? Il concetto è che io devo riportartelo questo. C'è gente che lo fa. C'è gente che fa questo, c'è chi fa il cesare, sono in Cina, sono due tipi di autori cinesi. Quindi addormentano. Fanno l'anestesia generale e mettono la mascherina e fanno il cesare. E qual è la razionale? Bah, il razionale è che un'anestesia spinale è più invasiva per il feto, perché ci sono alcuni studi che dimostrano che una minima ipoperfusione ci può essere se c'è una abbassamento della pressione. Mi spiego, questi sono discorsi un po' più tecnici, per cui appartengono al mondo dell'anestesia più che a quello della medicina e chirurgia, come siete voi, no? L'anestesia spinale provoca una deafferentazione simpatica. Voi sapete, l'ortosimpatico è principalmente di origine nervi cranici, parasimpatico da quelli invece spinali, va bene? Poi ritorna l'ortosimpatico cerebrale. Che succede? Cioè che io blocco, facendo la spinale a livello L1-L2 e dovendo coprire fino a T4, perché il fondo dell'utero è T4, T4-T6, io devo coprire una quantità di parasimpatico, scusate, di afferenze sensoriali molto, molto alto, molto, diciamo, un grosso tratto, e abolisco tutta la innervazione ortosimpatica. Ho detto ortosimpatica, dell'incarico, c'era il contrario, va bene? Ortosimpatica. Questo significa che avviene una vasodilatazione generalizzata, praticamente dalle mammelle fino ai piedi la donna ha una vasodilatazione, perché il tono simpatico viene abolito dalle arteriole cutanee e muscolare. Questo provoca un'ipotensione. L'ipotensione è una delle cose da evitare in gravidanza per il feto. Quindi guadagno perché non devo intubare, però il rischio in parte perché se poi mi sale troppo davvero e la donna mi dice ma io ho il formicolio alle mani e quindi sono arrivato agli ultimi metaveri cervicali, rischio, e quindi qualcuno dice ma io gli metto la mascherina e le fare stessa. Allora, si parlava di territori, no? Di indicazioni. Ancora questa indicazione sul cesareo sicuramente non c'è, in maniera generalizzata. Però ci sono delle esperienze riportate in letteratura in cui qualcuno ti dice che si può fare un cesareo con maschera laringea e anestesia generale. A che cosa è servito questo? Non tanto a, come dire, a farne entrare le routine, perché è impossibile. Per ora è impossibile. Io lavoro in osteria e si è talmente affinata la tecnica della spinale con dosaggi minimali, con quantità minime, con farmaci estremamente selettivi, poco ipotensivanti, molto, quindi c'è una scienza su questo punto, che sostituita con una generale, con le maschere laringea, mi è difficile. Però cosa ha portato a pensare? Che poi alla fine, se io non riesco a intubare in emergenza, posso metterci una maschera leggera. E perché l'emergenza si fa in generale? Ve lo vedete? Perché non si fa tempo a fare la spinale. Non c'è tempo. Lo sapete come arriva la donna che deve essere che ha la torsione di funicolo, il funicolo attorcigliato? Mi è successo, io ce l'ho per 5 anni da promozione, mi è successo due volte. Così una volta in emorragia. Vedo Maria la donna,
arriva con l'osteria, con il pugno che tiene sulla testa del figliolo. C'è il tempo di fargli aspirare? Non è metà, no? Se non ha il tubo, ci metto una scarica. Perché la posso fare? Perché qualcuno in Cina ha detto che si può fare, e qualcuno in Inghilterra ha detto, ma se lo fanno loro, se lo fa anche noi, è casino. No? Capite? L'importante è che obiettivo ho? Ossigeno. Non cerchiamo di fare il miracolo, perché qualcuno ha voluto fare il miracolo. È successo, ci ha riportato su una forma di un tizio, un anestesista, che ha messo una maschera di gente gravida, poi ha detto no, aspetta, voglio intubarla. E siccome c'è un sistema per intubarla attraverso la maschera, ci ha provato. Una volta o due volte, la donna è morta. La donna è morta, il filo non tirò fuori al volo, non so come l'ho fatto. La donna è morta perché ha avuto una diamante da grotta. E lui poteva accontentarsi di ventilare la maschera di gente, ma anche se in un po' in essere un po'. Sicura, sicura di un'azione che si chiamava un pochino. Le maschere di gel sono da generazioni, buttando giù un sondino ti levi il problema dello stomaco, perché lo svuoti. O comunque lo detengo. Lo detengo. Cioè anche se c'è altro, come fuori. Vabbè. Questo ve l'avevo detto, era specialista, eh? Ve l'avevo detto. Quindi non è quello che si pretende da voi. Mi rendi la chiavetta? Alla prossima, arrivederci, buon caffè. Thank you.